Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di recensione. Cioè, il cagnetto che mi sta. Vieni qua. Fatti vedere. Saluta. E andiamo a vedere tanti pochini. Sì, quanti pochini. Saluta. Ciao. C'è Lucia Labbra che sta di fragola. Mi sa che mi voleva un po' su. Lucia. No, Lucia Labbra ti fa un po' pancino, scema. Allora, stasera video di recensione. Prima di iniziare voglio dire una cosina, perché mi capita spesso negli ultimi video, da quando c'è la mia postazione alle mie spalle, che mi viene chiesto il video. Praticamente ce l'ho quasi da un anno. Sì, farò il video, spero il prima possibile, ma mi manca una scatolina, uno svuotatasche tra virgolette, un cacchiariello dove appoggiare i jewels della giornata, perché ora li tengo così blanciati là sopra, ma vorrei una bella scatolina e non l'ho ancora trovata. Mi do di tempo un altro po', se non la trovo faccio comunque il video, poi magari la scatolina me la faccio vedere in un video acquisto. Ve la vorrei far vedere bella, sistemata e completa, però se non è possibile perché la ricerca di questa scatolina diventa troppo lunga, lo farò prima. Allora, come stavo dicendo, stasera video di recensione, ho il mio libricino tanto carino e 1, 2, 3, 4, 5 prodotti di cui parlare. Giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, a me limita i bacini sulle braccia e oh, piccina. Oggi non vuole stare buona. È perché oggi sono scesa, non me la sono portata e quindi ora vuole fare le coccoline che non ci siamo fatte nel pomeriggio, vero? Sì. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è un lucidalabbra. Questo è un lucidalabbra della Free Age. È un rossetto in crema veramente, non un lucidalabbra proprio. Quindi un lip cream è il numero 03. È un bellissimo color nocciola marrone nude scuro, molto bello. Mi piace molto come colore. Questo è il colore, scusate l'abbaio lì. Questo è il colore nella boccetta, non è molto vedibile perché sono con luce gialla, però più o meno è così. Prima cosa negativa che devo dire, nel giro di pochi giorni dell'utilizzo si sono cancellate tutte le scritte dei nomi, anche qua c'era una righina argentata, ma è andata via. Il prodotto, cioè l'applicatore in questo in spugna, e questo è il colore. Come potete vedere è bello pieno, non ha glitter, è solo lucido, ha un odore tipo caramella o qualcosa del genere. Mi piace anche come profumo quando lo appoggio sulle labbra. È un prodotto che più o meno mi dura senza, sto cercando un fazzolettino, senza matite eccetera, un paio d'ore parlando, bevendo no perché va via prima, però parlando, fumando eccetera, un paio d'ore. Il colore è ancora bello sulle labbra, si va perdendo prima il lucido ovviamente, ma il colore persiste. È possibile metterlo anche senza contorno labbra, quindi senza contornare labbra, con una matita non trasborda. Ovviamente con la matita si è più sicuri, ovviamente, però io più delle volte metto una matita color marroncina intorno. No, non faccio neanche il contorno con la trasparente e tranquillamente mi dura un 2 ore se faccio così. Se invece decido di fare il contorno e colorare le labbra con la matita marrone e poi metterci il lucidalabbra, ovviamente il colore mi dura di più. Il lucido, l'effetto lucido va via dopo un'orettina così, però il prodotto sulle labbra dura almeno un 3 ore. Questa cosa mi piace perché di solito questi prodotti non hanno una durata eccessiva, quindi per un 3 ore abbiamo ancora colore sulle labbra e questa cosa è positiva. Secondo prodotto di cui voglio parlare è questa lozione schiarente fiori di camomilla e miele della Cielo Alto, capelli biondi, naturali o con mesh, castani, chiari, naturali. Allora, delicata lozione spray dal graduale potere schiarente, ideale per i capelli biondi, naturali o con mesh, castani, chiari, naturali. Schiarisce
dolcemente i capelli contrastando l'opacità del biondo fino ad ottenere riflessi biondi dorati come quelli a un'esposizione dal sole. La sua azione graduale permette di verificare e scegliere la tonalità di biondo desiderato sia per chi desidera schiarire uniformemente i capelli sia per ottenere mesh localizzate. Per amplificare l'effetto lucentezza si consiglia l'utilizzo dello shampoo e della crema. Vabbè. Prima dell'applicazione leggere le seguenti avvertenze. Contiene acqua ossigenata, come è normale che sia. Utilizzare adeguati guanti. Evitare il contatto con gli occhi, proteggendoli durante l'applicazione. Se il prodotto viene a contatto con l'occhio, vabbè, risciacquare. Tenere fuori dalla portata dei bambini, da non usare su ciglia e sopracciglia, non fare uso rispetto a quello indicato, agitare prima dell'uso, coprire le spalle con un asciugamano, vaporizzare su tutta la capigliatura lavata e tamponata, oppure solo su qualche ciocca se si desidera l'effetto mesh, pettinare e procedere all'asciugatura come d'abitudine. Considerando il fatto che l'asciugatura al phon accentua la schiaritura, i primi risultati verranno visibili dopo le prime 3-4 applicazioni a seconda del colore di partenza. Si consiglia di applicarlo ogni 2-3 giorni, non applicare su capelli scuri, colorati, conservare in un luogo fresco. Allora, la confezione è da 150 ml, è una confezione a spray. Allora, questa non è la mia prima lozione di questa marca che acquisto. Premetto che io preferisco quella della Schultz, però l'ho finita e quindi ora mamma gli ha preso questa e quindi sto usando questa. Come avete sentito dire dalla mia lettura, va agitata prima dell'uso e spruzzata. Io di solito la passo su tutto il cuoio capelluto, molto, diciamo, i primi 3-4 centimetri, partendo dal fondo andando verso su. Quando arrivo a questa zona qua, lavoro praticamente in questa direzione, cioè apro i capelli così e lo spruzzo in questo modo finché non finisco tutta questa parte qua. Dopo ovviamente la pettino e vado, di solito faccio una piega liscia quando uso questi prodotti, perché vado col fono e la spazzola molto bene alla radice per amplificare il suo potere schiarente. Come lozione schiarente il suo potere è buono, non schiarisce effettivamente i capelli. L'unica cosa che non mi piace è la sua formulazione. Lascia i capelli con una specie di patina schiumogena sul capello, che quando si va ad asciugare viene via, però si sente che il cuoio capelluto è molto pesante. Quindi quando di solito uso questo prodotto, il giorno dopo o faccio di nuovo lo shampoo, comunque devo assolutamente raccogliere i capelli perché non si possono più vedere sciolti. Rispetto a poi quello della Schultz, che invece il capello non si sporca così rapidamente. Però l'effetto schiarente c'è, è solo questa sensazione di come se fosse schiuma che ti rimane nei capelli, come se non aveste risciacquato bene dopo lo shampoo. È fastidiosa anche quando vai ad asciugare, perché lo senti addosso che il capello è pesante. Ovviamente lascia sui capelli lascia tra virgolette più corposi, perché hai spruzzato su ogni capello un prodotto. Quindi io, che ho i capelli molto sottili, quando utilizzo questa lozione e il giorno dopo devo legare assolutamente i capelli, di solito posso fare un bello chignon grande, perché il capello ha acquisito una texture molto più corposa. Questa parte può essere anche positivo. Comunque l'effetto schiarente c'è, non so se l'ho fatto lo scorso shampoo e ho i capelli comunque sull'attaccatura molto chiari rispetto a come erano nei video precedenti. Io cerco di farlo una volta al mese quando ho il tempo, perché spesso e volentieri io lo shampoo lo faccio in palestra e non vado a usare questo prodotto in palestra, visto che il mio shampoo e l'asciugatura è molto rapida, non ho il tempo per farlo, comunque ci vuole un po' di tempo. Però una volta al mese cerco di farlo, anche perché considerate che io faccio i colpi di sole
poco prima del periodo natalizio, poi aspetto che il sole rifaccia il suo processo di schiaritura naturale nei capelli e tra queste due date, quindi dicembre, novembre più o meno, e il periodo estivo, quindi nei periodi autunnali e primaverili, io utilizzo questi schiarenti per continuare ad avere un effetto, tra virgolette, chatouche, non troppo scuro qua, ma comunque ho le mie punte chiare e mi piace tantissimo. Prossimo prodotto di cui voglio parlare sono le ciglia finte di Essence, le Lash to Impress, sì. Le 03, le Half Lashes, quindi sono le ciglia a metà, quindi per l'angolo esterno dell'occhio. Io adoro le ciglia che vanno messe alla fine perché mi piace molto l'effetto, specialmente quando cerco di fare un trucco pin up. Ci metto tante virgole perché non sono in grado di tirare una bella linea di eyeliner, però mi piace avere l'effetto allungato che danno le mezze ciglia finte. All'interno della confezione trovate anche la colla che io reputo buona, non mi ha fatto cadere le mie ciglia e mi tiene bene anche le ciglia finte, quindi poi non è un made in Cina ma dovrebbe essere un made in Polonia, ora controllo, scusate un attimo. Ah no, queste sono meglio in Corea, la vecchia confezione era un made in Polonia, quindi mi sa che non le userò più. Vabbè, non mi hanno dato fastidio, neanche problemi agli occhi, comunque sono sensibili, porto le lentine, eccetera. Allora, queste qua sono le ciglia, sono proprio a ciuffettini, non so se si vede, la riga è trasparente, però i ciuffetti sono legati uno vicino all'altro e quindi danno l'impressione di essere in riga, cioè la riga scura, invece è trasparente. Allora, le ciglia di per sé sono, l'arco è molto morbido, quindi non dà fastidio quando la si va a mettere all'occhio e la si incolla, non ha quell'effetto occhio teso perché la struttura della ciglia è tesa, anzi è molto morbida. Quindi le trovo anche molto comode da tenere su e l'effetto a me piace molto, lo stavo dicendo prima. La colla ha un'ottima tenuta, non ho avuto problemi quando le ho usate, non le ho perse per strada. L'unica cosa è che, essendo così ravvicinati i ciuffettini sulla banda, è obbligatorio dover tracciare una linea di eyeliner almeno nella prima parte dove non avete nulla, perché se no si vede lo stacco. Qua avete il pezzettino di arcata scura perché sono le ciglia finte, avanti non avete niente, quindi bisogna disegnare la linea di eyeliner almeno avanti. Io poi di solito la disegno molto sottile anche dove sono le ciglia e tiro la linguettina. Sono facili da pulire, sono riutilizzabili. Si sono un po' rovinate durante la pulitura, comunque metto il mascara, si sono un attimo rovinate, però basta con lo scovolino prima di appoggiarle pettinare leggermente e si mettono a posto. Non ho avuto il tempo di farlo sinceramente, però mi sono piaciute molto. Altro prodotto di cui vi devo parlare è l'acqua termale che sto usando in questo periodo, è della Roche Posay. Acqua termale pelle sensibile, naturalmente ricca di selenio antiossidante, addolcente e lenitiva senza conservanti. Trattamento base della pelle sensibile, lenisce la pelle irritata da fattori esterni, solo trattamenti cosmetici, eccetera. Previene l'invecchiamento cutaneo, indicata per adulti e neonati. L'associazione unica di sali minerali e oligoelementi, tra cui il selenio, conferisce all'acqua termale di Roche Posay proprietà antiossidanti, lenitive e addolcenti scientificamente dimostrate. Ovviamente all'interno c'è solo acqua, sì, ci sono, vabbè, tutte le indicazioni di tutti i minerali presenti all'interno. Vabbè, precauzione dell'uso, ovviamente il recipiente è sotto pressione d'azoto, gas inerte ecologico, protegge dai raggi solari, non esporre a temperatura superiore ai 50 gradi, non forare, non bruciare neanche dopo l'utilizzo e tenere lontano dalla portata dei bambini. Allora, questa confezione è da 300 grammi, io la uso prevalentemente come tonico mattina e sera dopo la detersione del viso,
perché mi regala una sensazione di idratazione che ovviamente il detergente mi va a togliere, detergente o struccante che sia. Mi piace anche post maschere eccetera per ridarmi un po' di idratazione che si perde durante l'applicazione di maschere all'argilla, di scrub eccetera, mi aiuta tantissimo. Mi sta piacendo anche molto come fissante trucco, anche se la reputo meno efficace rispetto a quella che utilizzavo prima. Magari vi lascio il link della recensione dell'acqua termale che ho usato prima di questa qua, che per me ha un costo inferiore, però per me è superiore qualitativamente. Quindi il rapporto qualità-prezzo preferisco l'altra, però anche questa si sta rivelando un prodotto eccellente. Quindi sto facendo come fissatore trucco, però comunque fa reggere molto il trucco. L'altra settimana sono stata al battesimo dell'ultima figlia di mia cugina e ho dovuto truccare il mondo: la mamma della bimba, la sorella barra madrina della bimba, la nonna della bimba, la mia mamma. Mi sono truccata io. Praticamente a un certo punto avevo tutte in fila, le ho spruzzate così, e il loro trucco, così come il mio, ha retto dalla mattina alle 9 fino poi io mi sono struccata, che era l'una passata, avevo ancora il viso molto idratato, non irritato da tante ore di base, fondotinta, cipria, eccetera, così come tutte le altre persone che ho truccato. È una cosa che mi ha fatto sorridere, tra virgolette. Cioè, la mia cuginetta, non so se sì, ho fatto due video con questa cugina, vi linko anche i video trucco con questa cugina. Lei praticamente ha una sensibilità estrema al viso, quindi quando si mette il fondotinta inizia a sentire che la pelle sotto va in sofferenza, tra virgolette. Allora le ho fatto: Elena, aspetta, ti spruzzo questa che ti idrata e non ti fa sentire l'effetto fastidioso del fondotinta. È rimasta così meravigliata che ha detto che se la deve iniziare a comprare anche lei. Quindi io consiglio sempre di avere a casa dell'acqua termale, così da spruzzare ai momenti opportuni sul viso, perché sono comode. Io prima non ne facevo uso, da quando ho iniziato con la marca di prima a farne uso e ho visto i benefici, non voglio dire che mi ha fatto ringiovanire, però sento dei benefici di idratazione sulla mia pelle durante i periodi particolari. Post struccaggio, post detersione, post maschera, quando ho la base perfetta, che ho bisogno che il mio viso sotto rimanga idratato, ma mi aiuta anche a tenere di più il fondotinta. Quindi buone le acque termali. Allora, ultimo prodotto per questa sera sono un altro paio di ciglia finte. Queste sono della Emanuela Biffoli, le Plus. Dovrebbero essere il numero, aspettate che una volta l'avevo letto, aspettate. Articolo numero 12046, credo che sia questo il numero, non lo so. Facili da usare e riutilizzabili con le inclusa, vabbè. Rispetto alle ciglia che vi ho fatto vedere prima di Essence, queste sono ad arcata intera e anche qua dentro c'è la colla, però queste sono sicura che sono un made in Cina, quindi non l'ho utilizzata. Se riesco ad aprirle, una confezione un po' infelice, probabilmente non la metterò più qua dentro perché è un pochino scomoda. Allora, queste qua sono le ciglia, sono più corte verso i lati e più lunghe ovviamente in punta. La banda è completamente scura, però è molto mobile, quindi sono abbastanza confortevoli, non del tutto, visto che comunque avete un peso su tutta la lunghezza dell'occhio. Sono relativamente facili da mettere, anche se sono lunghe. Io di solito cerco di appoggiare la parte più alta al centro e poi vado a sistemarle lateralmente. Queste, essendo ovviamente a ciglia intera, un paio di volte mi sono dovuta portare la colla di Essence, quella piccolina, in borsetta, perché sentivo che non aveva fatto bene presa, quindi me le sono portate. In ogni caso, se succede qualcosa vado in bagno e me la risistemo.
perché non me le sentivo sicure, devo essere sincera. Sono state un pochino più complicate delle altre da ripulire, non più di tanto, però ce n'è voluto un po' di più, visto che essendo più lunga il mascara va messo su tutta l'arcata in modo che si ammalghino, ammalghino, vabbè, non si vede la differenza tra le ciglia naturali e quelle finte, però per il resto mi sono piaciute, si tolgono anche abbastanza facilmente. Non ho avuto problemi sotto questo punto di vista. Sono riutilizzabili, le ho già usate diverse volte, quindi si lavano, si puliscono anche abbastanza agilmente, quindi mi sono piaciute. Certamente più quelle di Essence, però anche queste mi piacciono. Mi è venuta un po' la fissa delle ciglia, ora probabilmente me ne compro un altro paio. Così di queste qua intere più naturali, perché queste qua le preferisco usare quando faccio un tipo smokey o qualcosa del genere, le mezze ciglia quando faccio così chiamano, i trucchi da pin up, i trucchi con le linee d'eyeliner. Mettiamo le mani avanti. Ok, il video recensione finisce qua. Spero che queste recensioni vi siano state utili. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!